Siamo con il vice sindaco e assessore al turismo di Taormina, Ivan Gioia. Ecco, vice sindaco, a che punto è la trattativa per far diventare Casa Cuseni museo della città? Appunto, siamo in fase di definizione di trovare un accordo che possa garantire finalmente a questa città un museo diffuso riconosciuto. Sulla scorta, diciamo, dell'aspetto tecnico, appunto, stiamo per trovare una soluzione, quindi a giorni andremo a stilare quello che sarà comunque una bozza di accordo. È chiaro che l'operazione di Casa Cuseni prevede per noi amministratori diversi passaggi, in collaborazione appunto con Casa Cuseni. Nelle varie considerazioni che noi abbiamo fatto oggi, sicuramente che da oltre 100 anni questo bene, che appartiene alla città di Taormina, è sconosciuto ai taorminesi e ai turisti che comunque attraverso ne vengono a visitare la nostra città, e soprattutto che appunto ci sono delle collezioni d'arte importanti che ancora oggi sono ignote. Quindi questo è un primo passaggio, il riconoscimento di Casa Cuseni come un punto fondamentale per la città. Altre valutazioni che noi abbiamo fatto, chiaramente parlando anche di turismo culturale, ci dà l'opportunità finalmente di poter anche parlare di destagionalizzazione, perché spesso e volentieri le mostre che vengono fatte in città vengono fatte nei periodi importanti della città dove c'è maggior afflusso. Questa invece, questa operazione ci garantisce 365 giorni l'anno una cultura informata, in quanto possiamo dire che anche le mostre che vengono presentate in città spesso e volentieri non hanno personale adeguato, mentre Casa Cuseni sta lavorando in questa direzione per appunto far conoscere al meglio quelli che sono gli aspetti culturali di questo bene. E quindi sulla scorta di questo, diciamo, siamo veramente molto soddisfatti. Altre aspettative, diciamo, importanti che noi abbiamo su Casa Cuseni è quello chiaramente di poter agevolare e di poter programmare, quindi di poter agevolare un'amministrazione, di poter programmare in maniera triennale quelle che sono le mostre. Quindi noi verremo informati 3 anni prima delle mostre che ci saranno, e questo ci permetterà di poter fare una divulgazione su web, diciamo su tutti i nostri mezzi, di informazione abbastanza importante, perché chiaramente avere quello che è un programma 3 anni prima ci permette di lavorare in maniera programmatica. Quali saranno i vantaggi per i taorminesi quando Casa Cuseni diventerà museo della Sì, città? innanzitutto parliamo, come dicevo prima, di un accordo di 10 anni, quindi questo ci permetterà appunto di programmare. Sulla scorta della programmazione, i primi giorni della mostra, il primo giorno della mostra sarà fruibile a tutti quanti i cittadini in maniera gratuita, quindi qualsiasi mostra che in questi 10 anni verrà appunto portata qui a Casa Cuseni avrà l'opportunità di permettere sia ad Orminesi appunto nel primo giorno di venire gratuitamente, sia alle scuole del comprensorio, magari ragionando su una riduzione o degli accordi che ci permette appunto di anche far innamorare quelli che sono i giovani di un'arte comunque importante.